sia omega. No, scusa. Ho usato il test. Sia omega uguale A grande per X più B grande per Y tra X quadro più Y quadro dx più C grande per X più D grande per Y tra X quadro più Y quadro dei Y con A, B, C e D appartenenti ad R. Determinare le condizioni su A, B, C e D. Affinché omega sia chiusa. Determinare poi le ulteriori condizioni per le quali l'integrale su omega, l'integrale di omega su gamma sia uguale a 0, dove gamma che a t appartenente a 0 di 2π greco associa cosine di t sia di t. Come definire questa forma differenziale? Dove definire la forma differenziale? Su R quadro meno origine. A è uguale. Vabbè, A chiamiamolo di questa volta, chiamata R quadro. Questo insieme è connesso ma è semplicemente connesso, ragazzi, ad R quadro meno origine? No. Prima, ma non è semplicemente connesso. Quindi ragazzi, teniamo presente questo fatto, l'insieme è sempre il connesso, non è semplicemente connesso. Quindi adesso andiamo a vedere la chiusura non implicherà l'esattezza. Adesso andiamo a vedere le condizioni di chiusura. Ma la chiusura non implicherà l'esattezza, perché la forma non è semplicemente connesso. Allora, e alla chiusura. Le domande, determinare le condizioni su ABCD affinché omega sia chiusa. La condizione è sempre la stessa, la chiusura, il coefficiente di classe C1, la chiusura, la derivata del primo coefficiente rispetto alla Y, che è uguale alla derivata del secondo coefficiente rispetto alla X. D'accordo? Dobbiamo imporre questa condizione, quindi la derivata. Il primo coefficiente è quindi A x più B più Y fratto X quadro più Y quadro
rispetto alla y deve essere uguale alla derivata cx di y index. D'accordo? Questa è la condizione di chiusura. Ok, vediamo per quale ABCD è verificata questa condizione. Questo è equivalente a scrivere. Ragazzi, che faccio le derivate parziali? D'accordo? Allora, questo rispetto ad y, quindi in linea x quadro su quadrato denominatore quadrato denominatore rispetto a y è b per il denominatore meno il numeratore. Allora il denominatore rispetto a y non è no, 2y. Questo è essere uguale allora il denominatore rispetto a x e c, no, e c rispetto a y, siamo adesso in derivata. Ragazzi, ricordiamoci che x y è diverso da 0, 0, quindi l'ordine del denominatore. Però teniamo a mente che dobbiamo ricordarci che x y è diverso da 0, 0. Quindi, allora, ci conto, viene b x quadro più b y quadro meno 2 ax y meno 2 di y quadro deve essere uguale c x quadro c y quadro meno 2 c x quadro meno 2 di x y. Raccogliamo tutti i termini con x quadro, con y quadro, così. Quindi x quadro che ci sta? Ci sta b quindi qua ci sta meno c quindi b più c x quadro poi con y quadro che ci sta? Cioè, qui c'è meno b e meno c e meno c e poi cosa con x e y cosa resta? Di meno questa cosa viene quindi b uguale meno c e a uguale a d
Vi trovate? La forma differenziale quindi è chiusa se soltanto se b uguale a meno c e a è uguale a d. Vi trovate? Adesso io questo fatto sotto. No, c'è sotto. Allora, omega è chiusa se soltanto se a è uguale a b e b uguale a meno c, d'accordo? Quindi in questo caso cosa diventa omega? Lasciamo qua il b e sostituiamo qui dentro, per esempio, no? Quindi omega è uguale a ax più b più c, in pratica x quadro più y quadro, no, più dx, no, dx più, al posto di c dobbiamo metterci meno b, meno g, al posto di metterci a meno dx più a y fratto x quadro più y quadro, d'accordo? Ragazzi, la vostra forma differenziale è chiusa se soltanto se a è uguale a d e b uguale a meno c, soltanto se, quindi omega assume questo aspetto con a e b appartenenti ad R. D'accordo? Vi trovate? Adesso tra queste forme differenziali voglio sapere quali sono quelle che, dov'è il testo? Che annullano l'integrale su gamma, dove gamma è la circonferenza centro origine e raggio 1. Ragazzi, se l'insieme fosse stato semplicemente connesso, le forme differenziali chiuse, ogni forma differenziale chiusa sarebbe stata esatta e viceversa, ovviamente. D'accordo? Quindi questa forma essendo state chiuse, queste forme essendo chiuse sarebbero esatte e l'integrale sulla curva chiusa di una forma differenziale esatta vale 0. Però non posso applicare questo risultato. Perché? Perché l'insieme non è semplicemente connesso. E quindi la chiusura non implica l'esattezza. L'esattezza vi implica la chiusura. Ma non è vero. A priori, al contrario, non è vero. D'accordo? Allora, l'unico modo, ragazzi, per calcolare, calcolare con l'integrale, dobbiamo calcolare cioè l'integrale e vedere quando vale 0. D'accordo? Quindi dobbiamo calcolare gli integrali sulle forme di questo tipo. Possiamo cancellare sopra, ragazzi. Allora, devo calcolare l'integrale di omega su gamma. Come faccio a calcolare? Applico la definizione di integrale di una forma differenziale su una curva. Cosa è uguale a questo? Ah, l'integrale tra a e b, in questo caso tra 0 e 2 pi greco. Poi cosa devo fare? Devo calcolare i coefficienti sulla curva, quindi cosa devo fare? Qui dentro, al posto x devo mettere il coseno e al posto y devo sostituire il seno e poi devo moltiplicare dove da mettere cosa? Primo coefficiente, al posto x devo metterci il coseno, quindi a coseno di t
più b seno di t. Ragazzi, ma qualcosa di funzionerebbe. Coseno quadro più seno quadro fa 1. Tutto questo devo spiegare per che cosa, ragazzi? Per la derivata della prima componente della curva. La derivata del coseno è meno seno. Questo l'ho spiegato per meno seno di t, più il secondo coefficiente calcolato sulla curva, quindi meno b a posto x, a metterci così, a posto di y sono seno, coseno di t più a seno di t. Ci devo moltiplicare per che cosa? Per la derivata della seconda componente della prima. La del seno è il coseno di t tutto in dt. Avete salvato? Che uguale. Così con l'integrale tra 0 e tutti i derivati. Qua c'ho meno a coseno seno. E qua c'ho più a coseno seno e se ne vanno. Li trovate? Quindi cosa resta? Più b meno b sin quadro. Meno b coseno quadro. In dt. Che uguale? Integrale tra 0 doppio greco di meno b in dt, che uguale a meno 2 pi greco b. Questa è l'integrale di omega su gamma. Noi vogliamo che questa deve essere uguale a 0, d'accordo? Quindi poniamo uguale a 0. Poniamo. Quindi questo è la scritta. B uguale a 0. Allora, tra quelle forme differenti del tipo ax più by sono fratto x quadro più y quadro più meno bx più ay sono fratto x quadro più y quadro di y. Quelle qui integrale sulla circonferenza di centro di raggio 1 vale 0, quelle sono quelle che hanno b uguale a 0, quindi sono le forme differenziali. L'integrale di omega su gamma è uguale a 0. Come con omega stiamo indicando queste curve adesso, eh? Se soltanto se omega è uguale a x fratto x quadro più y quadro più x più a più y fratto x. D'accordo? Con A appartenente ad R. D'accordo? Quindi sicuramente quando B è diverso da 0 le forme differenziali non saranno esatte. Trovate? Quando vedi le forme differenziali che non sono esatte. Le forme di questo tipo, con b diverso da 0, sicuramente non sono esatte, perché in generale sulla curva chiusa non vale. Ragazzi, controllate questa qua, se questa è esatta. Guardate se c'è a casa. Se questa è esatta. Ragazzi, una domanda. Allora, queste forme differenziali sono omogenee, vedete? Sono definiti in R4 meno origine. R4 meno origine è un cono. Abbiamo visto. E queste sono i coefficienti, sono funzioni omogenee. Prendete il caso in cui non si annulla il numeratore. D'accordo? Perché se si annulla il numeratore viene 0, 0. D'accordo? Queste sono funzioni omogenee di grado
di grado meno 1. Vedete? Una funzione questa e questa, una funzione omogenea di grado meno 1. Noi che cosa abbiamo detto, ragazzi? Se avete una forma differenziale classe C1 chiusa in un cono omogenea, allora è esatta. Come appare questa funzione? DS di S, no? Però fu uguale a meno 1, quel teorema non era vero, ricordate? D'accordo? Allora, se vedete in quale caso questa forma differenziale è esatta, per quale ha, qui da caso, per quale ha questa forma differenziale è esatta? So che sia un grazie, l'altro è quindi le altre sono esatte, le altre forme differenziali. Quelle che sono rimaste sono esatte. A uguale, come si chiama? A fra ax fratto x uguale più x quadro più dx più a y fratto x uguale più y quadro sono esatte. Ok. Allora, sia a grande uguale aperta tonda a i j ij uguale 1 2 3 una matrice quadrata di ordine 3 su R. E omega uguale sommatore su j che vale da 1 a 3 a 1j x con j dx più sommatore su j che vale da 1 a 3 di a2j x con j dx2 più sommatore su j che vale tra 1 e 3 di a3j x con j dx con 3. Individuare la condizione necessaria e sufficiente su A affinché omega sia esatto su R3. Prodotto scalare la seconda riga per i vettori x1, x2, x3, che è la terza efficiente, prodotto scalare il vettore della terza riga per i vettori x1, x2, x3. Bisogna sapere quali sono le condizioni su A affinché questa forma differenziale sia esatta. Dovete definire questa forma differenziale, ragazzi, su R3.
R3 è semplicemente connesso. La forma differenziale è di classe C1. La vostra forma differenziale chiusa, se soltanto se, esatta se soltanto se è chiusa. Quindi dobbiamo verificare le condizioni di chiusura. Allora, iniziamo a scriverci. Deve essere la derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile. Allora, scriviamoci il primo. La derivata, cioè, no, la derivata rispetto al primo coefficiente. Sommatore suggerito che va da 1 più 3 di A 1 J X con J rispetto a X1 deve essere uguale alla derivata del secondo coefficiente, cioè rispetto a x con 2, deve essere uguale alla derivata del secondo coefficiente a 2 j xj rispetto a x con 2. Poi la derivata del primo coefficiente rispetto a x con 3 deve essere uguale alla derivata del terzo coefficiente rispetto a x con 3. Poi la derivata del secondo coefficiente rispetto a x con 3 deve essere uguale alla derivata del terzo coefficiente funzione rispetto a x con 1? Il coefficiente del termine x con 1, questa è a 2, no? Poi, chi è la derivata di questa funzione rispetto a x con 3? Chi è la derivata di questa funzione rispetto a x con 1? A 3. Che è questa funzione rispetto a x con 3? Che è questa funzione rispetto a? Quindi la vostra forma differenziale è chiusa se sono verificate queste condizioni. Questo cosa vuol dire? La radice è? Simmetrica. Quindi la vostra forma differenziale è esatta se soltanto se la vostra matrice è la matrice A di partenza è simmetrica. D'accordo? Determinare tutte le funzioni a di R in R, due punti, R di classe C1 tali che
omega uguale upsilon ad x in dx più ad x di upsilon, no, ad x la parentesi, sì, esatto. Punto. Calcolare poi le primitive. Per le forme differenziali esatte, ovvero. Nel caso in cui sono esatti, calcolare poi le primitive. È chiaro, nel caso in cui la forma differenziale esatta, calcolare le primitive, altrimenti non puoi calcolare le primitive. Ok. Allora, dovete definire la vostra forma differenziale? Dovete definire la forma differenziale? Su? Su? Su R quadro. Vabbè, no, guarda, R quadro. R quadro è semplicemente connesso, la vostra forma differenziale di classe C1, quindi dire che è esatto equivale a dire che è chiusa. Vediamo le condizioni di chiusura. Deve essere... Allora, deve essere la derivata del primo coefficiente, quindi la derivata di y a x rispetto a y, deve essere uguale alla derivata del secondo coefficiente rispetto alla prima variabile, quindi la derivata di a x ad x tra parentesi rispetto a y. D'accordo? Questo vuole trascrivere. Non deve essere rispetto a x. Rispetto a x. Questo vuole trascrivere la derivata di y a x rispetto a y, chi è? A x. Deve essere qua. Alla prima di x. D'accordo? Come si risolve questa equazione? Questa equazione? Chi sono le soluzioni di questa? Eh? Sì. Credo, scusa? Dici, dici. A alla x. C per alla x. Come si risolve questa equazione? Moltiplicate ambi i membri per e alla prima di x. La prima di x è uguale alla x. Questo è sicuramente a scrivere. Moltiplicata, moltiplicando i membri per alla meno x. Meno x, la prima di x. È uguale a meno x. X. È uguale. Questo è a scrivere. Porta questo a sinistra. E ne ha la meno x, quindi ne ha la meno x per la prima meno e la meno x per la x guarda, questo non è da scrivere, questo è la derivata che cosa, ragazzi? Questo è la derivata che cosa? Primo la derivata di e alla meno x per la x, la derivata di grande aperta a tonda e alla meno x era x uguale a 0. Fate la derivata a primo per alla meno x sta qui, sì, poi a di x la derivata di alla meno x sta qui, che si insegna qui, d'accordo? Quindi questo è uguale a 0, quindi questo è uguale a scrivere che e alla meno x per a di x è costante, uguale alla costante di c. Andiamo alla cifra di costante c, c, va bene, c. Questo è da scritto che a di x è uguale a c per a x.
D'accordo? Non ci appartiene tedesco. Quindi quindi omega è chiusa se soltanto se a di x è uguale a c per e alla x, d'accordo? Quindi è esatta se soltanto se a di x è uguale a c per e alla x. Quindi omega è esatta se soltanto se a di x è uguale a c per e alla x. Quindi con il differenziale sono del tipo omega uguale e con il differenziale esatto omega uguale di upsilon c per alla x dx più c per alla x dy con c appartenente a x. Ogni volta che sale c appartenente a x questa forma differenziale. D'accordo? Calcoliamo allora le primitive. Se ne è stato, possiamo calcolare le primitive. La primitiva f adesso, la derivata di f, la derivata parziale di f rispetto a x è essere uguale a primo coefficiente, quindi a c, y e alla x. La derivata di f rispetto a y è essere uguale al secondo coefficiente, a c per e alla x. D'accordo? Vabbè. Integriamo qualunque cosa integrare, qualunque cosa. Questo è la scritta. Quindi f x y è uguale. Devo integrare questo rispetto a y. Quando integro rispetto a y, chi è integrare questo rispetto a y? C e alla x y. Per y più. No, non chiamiamo la C, già prima chiamiamo quella C, chiamiamo l'altro modo questa lettera. Che dipende da x. Quindi x, d'accordo? Sostituiamo questa nella prima equazione. Quindi devo derivare questo rispetto a x. Quando avete diviso rispetto a x cosa viene? C è alla x. Più di primo di x deve essere uguale a c y e alla x. Da qui semplificando otteniamo che di primo di x è uguale a 0, cioè di primo b è costante. Ci già abbiamo c b è uguale a. Quindi in conclusione la tua funzione f sarà f di x y è uguale a c per e alla x y più d, tale che c e d appartengono ad f. Fissate c voi, no? Fissate c appartenente ad f, facendo variare in d ottenete tutte le primitive di quella forma differenziale di y c alla x di x più c alla x di y.